un cuore pulsante quale simbolo di moralità, attraversato da venature in cui scorre oro. Così l'artista Fabio Viale ha voluto donare la sua arte alla città di Arezzo ed imprimerla nella Lancia d'Oro della 142esima edizione della Giostra del Saracino. Il significato che ha voluto dare Fabio Viale a questa intitolazione, a questa dedica della Lancia d'Oro, della 142esima Lancia d'Oro alla riforma amministrativa voluta ed effettuata dal Granduca Pietro Leopoldo nel 1772, con cui sostanzialmente nasce la forma moderna del Comune di Arezzo, quindi era una lancia dedicata alla città. Tradurre in un concetto così astratto in un'opera d'arte non era semplice. Lui ha avuto il colpo di genio di pensare di scolpire un cuore, ha scolpito questo cuore in onice e lo ha impreziosito, ma dandogli un significato particolare con questi filamenti d'oro che rappresentano il sangue che scorre nelle vene della città di Arezzo. Quindi c'è anche un'evocazione simbolica al nostro mondo manifatturiero orafo, che è importante ricordare anche in un elemento, come dire, simbolico come la Lancia d'Oro. È stato molto difficile, perché l'oggetto così speciale come il cuore, di un certo peso, strutturarlo in un modo così forte, prima di tutto andava ben studiato la struttura metallica per poi poterlo sostenere. Da parte mia, dalla parte che io ho realizzato, ho cercato di rispettare delle linee così semplici più che sia possibile, colori neutri, per fare in un modo che sia ben amalgamato alla parte centrale che era il cuore. Ecco, penso di essere riuscito a fare non dico un'opera, però una cosa di una semplicità estrema, che spesse volte è più difficile fare un lavoro di una semplicità così che il lavoro più complesso.